Ciao, benvenuto o benvenuta in questo video, sono Marcello Chiaponi e in questo video vedremo come aiutare le persone che hanno dorsalgia, ovvero dolore, diciamo, non alla zona cervicale, non alla zona lombare, ma alla parte centrale della colonna. Attenzione però, ho detto vedremo come aiutare le persone con, perché questo è uno dei miei video dedicati ai professionisti del movimento e del dolore, quindi andremo a vedere la cosa da un punto di vista professionale, quindi di come si migliora, di che cosa significa il dolore dorsale, a quali muscoli è più collegato e cose di questo genere, sicuramente di grande interesse per i professionisti, un po' meno per chi ne soffre, ma per chi ne soffre ci sono sicuramente altri miei video sul mio canale YouTube. Per chi non mi conoscesse, sono Marcello Chiaponi, sono un fisioterapista, nella vita aiuto le persone a risolvere disturbi muscoloscheletrici come questo, ma aiuto anche i professionisti a essere professionisti migliori sotto tutti i punti di vista. E che non significa soltanto conoscere le cose da un punto di vista tecnico o anatomico, ma significa conoscere tante cose dell'aspetto professionale. Se vuoi approfondire questi argomenti, se ti interessa come essere un professionista migliore veramente a 360 gradi, allora guarda i miei corsi per professionisti. Ci sono una serie di contenuti gratuiti, si chiamano Accademia Marcello Chiapponi, quindi puoi iscriverti al corso introduttivo gratuito e vedere altri video come questi. Vai a vedere i link nella descrizione del video e troverai tutte le istruzioni. Bene, allora parliamo di dorsalgia e la dorsalgia è un problema che è meno comune, molto meno comune rispetto, attenzione però, rispetto al problema lombare, al problema muscoloscheletrico numero uno, rispetto al problema cervicale, il problema dorsalgia è quello di cui forse si sente parlare meno. Se parliamo di dorsalgia isolata, però, se parliamo di dorsalgia isolata, se parliamo invece di quante persone accusano fastidio nell'area in mezzo alle scapole, sono l'80% di quelli che transitano sul mio sito, anche se transitavano sul mio sito per il dolore al ginocchio. Quindi il dolore nella zona in mezzo alle scapole è in realtà molto comune, magari non è così comune che derivi, cioè che sia un problema isolato. Molto spesso le persone ce l'hanno questo tipo di problema, adesso lo vediamo, in abbinamento a dei fastidi cervicali. Quindi sicuramente non è il dolore più frequente, ma è una cosa che comunque le persone hanno. Bene, detto questo, quali sono le cause classiche che la letteratura ci dice per quanto riguarda questo tipo di dolore? Anzi, facciamo un passo indietro. Prima di tutto, come si manifesta? Perché abbiamo diversi tipi di manifestazione, sono particolarmente interessanti, perché la dorsalgia si può manifestare come un dolore puntiforme all'altezza delle vertebre, si può manifestare come un dolore diffuso in tutta l'area, ma principalmente diciamo sui muscoli a lato, oppure si può manifestare come una serie di sintomi generalizzati, tensione, insomma, in tutta la zona, che a volte irradia addirittura verso le costole, le coste, se vogliamo dire la definizione anatomica, ma insomma dobbiamo capirci, dai, non siamo qua per fare gli accademici. Detto questo, a volte abbiamo anche come sintomo il bruciore, e il bruciore, nella mia esperienza, non significa sempre che non abbiamo una problematica vertebrale o muscolare, ma abbiamo una problematica generale. Ma adesso vediamo che cosa intendo. Quindi abbiamo questo tipo di manifestazioni. Parliamo delle cause classicamente intese. Beh, se andiamo a vedere la letteratura ci dice sempre questa cosa della postura. Se andiamo a vedere i libri, ci dice sempre questa cosa della postura, che è colpa della postura, soprattutto della flessione in avanti. In realtà, se andiamo a vedere le statistiche, vediamo che non è esattamente così, perché vediamo che i dolori dorsali sono piuttosto indipendenti dal tipo di postura. Chi ha una postura molto cifotica ce l'ha, ma anche chi ha la postura piuttosto rettilineizzata ce l'ha, e ce l'hanno nelle stesse percentuali. Non si può andare soltanto su delle definizioni strettamente anatomiche, in particolar modo con il dolore dorsale.
Nella mia esperienza sono riuscito a distinguere che cosa significano i vari tipi di dolore. Nel senso, possiamo sicuramente avere un dolore legato al movimento e alla postura, e questo è tanto più vero quanto più il dolore assomiglia ad un dolore localizzato all'altezza delle vertebre. Se per esempio io trovo che sia efficacissima come tecnica, quella di usare gli esempi estremi, se prendi una classica nonnina di 174 anni con una grave osteoporosi, le cui vertebre si sono deformate, beh, sicuramente lì è un problema molto meccanico ed in quel caso sicuramente abbiamo dei dolori belli localizzati e belli dipendenti dal movimento. Bello di hai, hai, oppure non hai, ok? Mentre invece è molto più frequente che le persone abbiano appunto, come dicevo, un senso di tensione a livello dei muscoli, oppure un senso di disagio generale, o ancora meglio, diciamo ancora peggio, una sensazione di bruciore al dorso, che come dicevo a volte magari si irradia anche anteriormente. E questo perché succede? Beh, succede perché in realtà la dorsalgia è tutto tranne che un problema strettamente localizzato. Abbiamo tante cose che possono influire sul dolore. Ad esempio, le problematiche, lo abbiamo detto, le problematiche cervicali, anche se abbiamo soltanto guardiamo soltanto l'anatomia, beh, vediamo che i fasci del trapezio sono fasci che interessano fortemente la zona dorsale. Quindi, se andiamo a prendere le persone con disturbo cervicale e gli chiediamo se hanno fastidio in mezzo alle scapole, 9 volte su 10 ci dicono di sì, quindi solamente come irradiazione. Ma una cosa sicuramente estremamente importante nella dorsalgia è che abbiamo molto, molto, molto collegamento con la muscolatura respiratoria. E perché dico questo? Beh, perché molto semplicemente perché tanti studi ce lo dicono, ma anche tante prove che ho fatto sul campo, gli esercizi di miglioramento della muscolatura respiratoria, respirazioni, allungamenti, così via, danno molto beneficio ai dolori dorsali, molto di più rispetto ai tentativi di raddrizzamento della postura. Molto di più rispetto a tutto quello che prova a modificare la meccanica del tratto dorsale, molto più beneficio con gli esercizi respiratori. Il diaframma è un pochino il nostro bidone emozionale, cioè è un muscolo che va in tensione facilmente per quanto riguarda, diciamo, tutto quello che è l'aspetto delle tensioni emotive. Ma è difficile che lui rifletta direttamente questo stato di sofferenza. È molto più facile che lo faccia attraverso un dolore, un aumento di tensione nella zona dorsale. A volte, quando è molto forte, lo abbiamo visto prima, la persona ha proprio anche delle sensazioni di tipo costale. Ok, quindi questo è sicuramente qualcosa che va tenuto in considerazione. Il dolore dorsale è molto legato al diaframma e alla tensione emotiva. A me è capitato nella vita di avere due o tre momenti di particolare tensione emotiva durata 2 o 3 giorni e di sentire il dolore, proprio il dolore dorsale, il dolore costale anche. Ok, quindi è un collegamento anche molto veloce. E poi non bisogna tenere in considerazione, non già dimenticare, il fatto che questi muscoli possono essere resi maggiormente sensibili anche da altri fattori. Se noi andiamo a vedere il diaframma, abbiamo dei vicini di casa piuttosto importanti, come ad esempio lo stomaco. Qui è un organo che è potenzialmente molto delicato, molto infiammabile per molti, la gastrite, esofagite da reflusso, ernia iatale, eccetera, eccetera, eccetera. A volte il dolore dello stomaco è un dolore puramente dorsale, male qui dietro la gastrite. Ma anche quando non lo è, avere lo stomaco come punto debole rende sicuramente più sensibile la muscolatura della zona. Quindi noi abbiamo una zona che può sì essere vittima di qualcosa di posturale, ma può essere anche vittima di qualcosa di generale, quindi sia a livello emotivo sia a livello
metabolico. E noi dobbiamo essere bravi sicuramente anche con l'analisi dei nostri sintomi, non entro qui nel dettaglio, noi dobbiamo cercare di essere oggettivi per capire meglio cosa intendo per analisi dei sintomi, infiammazione generale e così via. Vai a vedere il mio corso introduttivo, almeno il mio corso introduttivo, vai a vedere il link nella descrizione del video perché insomma rientriamo un po' più nel dettaglio di questi meccanismi. Però sicuramente abbiamo un problema che è molto anche generale, molto dipendente dalla tensione emotiva, molto dipendente magari dall'avere delle sofferenze a livello digestivo e solo in parte posturale. E le mie osservazioni dicono assolutamente, e attenzione, io al di là delle osservazioni cliniche ho anche un osservatorio privilegiato di migliaia di persone che accedono ai miei contenuti online, sui quali faccio sondaggi, sui quali propongo routine, esercizi e così via, quindi insomma ho un osservatorio sicuramente privilegiato, mi dicono che tanto più il dolore ha quelle caratteristiche diffuse, più è legato agli aspetti generali, la tensione emotiva e tutto il resto. Più abbiamo un dolore che non cambia con il movimento, e più abbiamo qualcosa di molto generale. Più abbiamo quel sintomo bruciore e più abbiamo qualcosa di molto generale. Quindi, che cosa vogliamo fare per aiutare le persone con dorsalgia? Beh, prima di tutto io voglio cercare innanzitutto di capire, ma quanto di questo problema dipende strettamente da qualcosa che non va nel movimento della zona dorsale, che però abbiamo detto essere più di tipo legato alla muscolatura respiratoria, oppure quanto è soltanto un discorso di coda, io lo chiamo coda del problema cervicale. Come faccio a capirlo? Beh, ci sono vari modi, ti invito sempre ad approfondire, qua stiamo facendo un po' una panoramica di approfondire con i miei contenuti, i miei corsi, vai a vedere il link, corso introduttivo, eccetera, 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 però anche semplicemente la persona mi dice ho dolore in quest'area e questo dolore emerge di più con delle situazioni, con dei movimenti a livello del tratto cervicale, faccio così, mi fa male dietro, beh, sicuramente è più una coda del disturbo cervicale che un dolore dorsale vero e proprio. Quindi è una prima cosa che voglio capire, sicuramente quella, e se è una coda del disturbo cervicale, io sicuramente concentrerò i miei interventi, i miei esercizi, i miei consigli più sul tratto cervicale, non vado a cercare. Ecco, molte volte ci sono persone che hanno dolore proprio a livello a lato della scapola. Il professionista non intercetta che si tratta più di una coda di un disturbo cervicale e insiste in tutti i modi possibili. Se è un professionista che lavora solo con l'esercizio e tutto lo stretching del romboide possibile, se è un manipolatore si inventa qualsiasi modo di stimolare quella parte con il dito, con il gomito, la pallina da tennis, la pistola, il cannone, qualsiasi cosa, ma in realtà non è tanto un rilassamento muscolare che ci serve, ma un miglioramento generale della zona cervicale. Ok, quindi questa è sicuramente una delle prime cose che voglio capire. E poi voglio capire naturalmente anche se si tratta di un problema che io posso legare in qualche modo e migliorare con il lavoro sulla muscolatura respiratoria. Quindi respirazione diaframmatica, respirazione toracica, esercizi di questo genere. Oppure, se ho una persona che ha un sacco di altri sintomi, un sacco di altri problemi, un sacco di altre manifestazioni, e quindi un problema molto molto legato anche alla tensione emotiva, ad esempio. Ecco, nel primo caso in cui io abbia un dolore che va bene, tutto sommato rimane localizzato, è bello definito e così via, molto efficace il lavoro sulla muscolatura respiratoria, come dicevo. In caso in cui io veda che c'è questo dolore diffuso, ma c'è anche bruciore, la persona ha veramente tanti altri problemi, tanti altri sintomi, io posso pensare che sicuramente si tratti di un problema estremamente generale, estremamente legato ai suoi stati tensivi. Gli andrò a fare lo stesso il mio lavoro sulla muscolatura respiratoria perché l'aiuta veramente tanto, ma dovrò cercare di fare anche qualcosa per migliorare questi stati tensivi. Ora qua non entriamo nel dettaglio, si possono fare tante cose, ognuno le fa anche rispetto a quelle che sono le sue
competenze, le sue professionalità. Però sicuramente riguardo allo stato tensivo possiamo dire una cosa importante: maggiore è il nostro stato di forma, minore è il nostro stato di tensione. Se noi riusciamo a migliorare il suo stato di forma, riusciamo a diminuire il suo stato di tensione di base, ok? Ed è per questo che l'attività fisica aiuta come valvola di sfogo della tensione. Ecco, più riusciamo, è vero anche in termini generali, più riusciamo ad aumentare il suo stato di forma, più riusciamo a diminuire il suo stato di tensione. Ok? Quindi, volendo fare una panoramica, ripassiamo un attimino perché sono concetti anche a volte difficili, difficili anche da sintetizzare. Dolore dorsale è raro che sia un problema soltanto di tipo posturale legato al movimento. Lo è quando ho un dolore magari molto localizzato a livello delle vertebre. È raro che sia un problema, diciamo, legato a qualcosa che non si muove bene a livello delle vertebre. È molto più facile che sia legato ai irrigidimenti muscolari della muscolatura respiratoria. Quindi, quando voglio lavorare sul dolore dorsale, ho sicuramente molte più soddisfazioni a lavorare sulla muscolatura respiratoria oppure sulla muscolatura cervicale. Nel caso io veda che più che un movimento che cambia con il movimento del dorso, cambia con il movimento del collo, ok? E poi non devo dimenticare che il dolore dorsale è anche lui un dolore molto sensibile a quello che è la situazione infiammatoria generale della persona, a quello che è la situazione tensiva generale della persona. Più vedo un dolore diffuso, la comparsa di sintomi tipo bruciore, capisco bene dove mi fa male, poi ho altre mille cose, e più abbiamo necessità di lavorare a 360 gradi sulla persona per riuscire a migliorare il suo stato tensivo. Come dicevo, se vogliamo, diciamo, ridurre all'osso questo consiglio, più aumenta il suo stato di forma, anche con l'attività fisica generale, e più diminuisce il suo stato di tensione. Ok? Non è semplice ridurre, diciamo, argomenti complessi a delle panoramiche come questa, ma sicuramente spero di averti dato una bella overview, una bella panoramica di quello che è la problematica dorsale, che è molto meno scontata di quanto non si dica, perché appunto tutti raddrizziamo sto dorso, che poi non si raddrizza, nel 90% dei casi non si raddrizza, e non è quello il problema. Ci sono una serie di cose da considerare, qui ne abbiamo viste parecchie. Se vuoi però approfondire, ti invito sicuramente ad approfondire con i miei corsi per i professionisti. C'è anche un corso introduttivo gratuito, lo puoi trovare, che è la porta, diciamo, per accedere a quelli che sono poi i corsi veri e propri. Lo puoi trovare registrandoti con i link nella descrizione di questo video. Bene, questo video è tutto. Se ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.